Ciao. Per un nuovo video di spacchettamento, anche se non lo classificherei proprio come un video classico, perché come vi avevo annunciato nello scorso video, nel video precedente, ora non so YouTube come me li carico, come li caricherò io, vi avevo parlato di un pacco arrivato appunto l'altro ieri, quindi sono già 2 giorni, ma non ho potuto registrare per vari motivi, perché poi non stavo nemmeno tanto bene, l'ho già detto nell'altro video, magari ve lo lascio qui sopra. Comunque, questo video è dedicato semplicemente ad un'azienda che ora vi dirò subito il nome. Adesso si è sempre chiamata, però mi va anche un altro. Okay. L'Ares Domi, che ha una pagina Facebook, e vi invito un bel like, non fa male, e ce l'ho sia come amici che come pagina, e ho collaborato appunto su Facebook, una collaborazione di Facebook. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, e ci siamo appunto accordati per alcuni prodotti. È una azienda che vende principalmente gioielli. Questi gioielli sono un po' particolari. Adesso apriamo e vediamo di che cosa sto parlando. Poi si vede subito appunto le cose. Abbiamo molti pacchetti, e appunto i fogli, ogni foglio con ogni prodotto. Credo che ci sia la descrizione, sì, Gold Tone Crystal, sì, la descrizione, il codice del gioiello, il mio ID, l'order, eccetera, eccetera. Nulla di che. Anche qui una collaborazione che comunque non ho pagato nulla. Allora, sono dei pacchettini, peccato che questo sia rotto, peccato. Sono 1, 2, 3, 4, 5 prodotti, di cui uno poi l'avete visto anche probabilmente nel canale di Il Mondo di Erika, aveva fatto proprio un video qualche giorno fa. Allora, le confezioni, o meglio, questa sì, apriamo questa perché si intravede, sono tutte in vellutino, così in velluto. Vediamo se riesco ad avvicinare. Così, vedete? Allora, intanto la loro carta, cioè il loro pacchettino, è tutto firmato L'Ares Domi, quindi è tutto impacchettato, sia benissimo, ma anche la carta, l'attenzione appunto nei dettagli, come incartare con il loro nome, quindi il nome della... Ah, che carino, sì! Il nome della, diciamo, della ditta. Il nome del prodotto, perché poi il nome del venditore è un altro. Allora, aspettate che devo romperla, mi dispiace, però devo farlo. Allora, in ogni pacchetto c'è una dedica con una città. Guardate un po'. Dietro c'è appunto una dedica, la trovo molto molto particolare come scelta, un po' così. E
poi abbiamo, vi faccio vedere perché questo si apre, ho scelto, mi ha fatto scegliere e io ho scelto questa che è bellissima, anche perché come vi dicevo prima queste gioielli sono un po' particolari, sono un po' vintage. Devo dire che a me non è che piacciono da morire, però ci sono alcune cose, soprattutto quelle che ho scelto, mi fanno impazzire e mi piace il gioco dei colori che ha la pietra e la fantasia come è fatta, ed è questa. Adesso non so quello che vedete in camera, però se vedete la luce che fa, guardate, pazzesco. Ed è un set di collanine, cioè è una collanina, adesso vi faccio vedere. Allora, andava di moda tanto tempo fa, quelle collane a due, cioè una dentro l'altra, una più lunga e una più corta, solo che io adesso non so come farvela vedere perché, ecco, ok, sono riuscita, così, vedete? Ok, aspettate che qui si è intoppata. Sono piccolissime le catenine, sono a rondelle. Certo, ora non vedrete mai come sono. Ecco, così, vedete? La riallontano un po'. Ecco, vedete? A rondelline. E la catena è praticamente così, quella più lunga e quella più corta che scende giù. Così, vedete? Così. È bella, cioè a me piace, mi piace il colore che dà. Vedete, se riesco a farvelo vedere, vedete? È una semplice pietra, è trasparente, con molti giochi di colori. Però a me è piaciuta sia la forma che l'abbinamento tra il colore chiaro, anche la pietra piccola. Guardate che carina, ragazze, qualcosa di spettacolare. Cioè, a me piace tantissimo. Poi magari vedo se riesco a mettervi delle foto in dettaglio, o prima o dopo, adesso non lo so, vediamo come mi gira. Ok. Questo direi che è il primo, la prima confezione. La seconda confezione, devo stare attenta a non tagliare il bigliettino. Ecco qua il bigliettino. Una piccola considerazione, ok. Ok. Questo è tipo bianco e nero. Ma vedete? E dietro sempre è scritto tutto, un piccolo pensiero, comunque una considerazione del posto, del gioiellino. Adesso poi magari me lo leggo con calma. E questo è sempre lo stesso colore, quindi un color, sì, marroncino chiaro, tipo un color oro però più scuro, e sopra di vellutino è fatto di marrone scuro, ed è questo, non so come. È il completo, diciamo, non so se riesco a farvelo vedere. Sì, vabbè. Ecco, un anello. Infatti è vintage perché vedete? Cioè, quel colore un po' così bello, a me piace. Mi piace proprio. Non so adesso se va così. Vedete che carino. Magari non va proprio così, però a me piace, e dicevo, sia la forma è particolare, e poi tutta circondata da questi diamantini, bello, bello veramente. E la collana è uguale, è di questo colore, bello, mi piace proprio. E con il suo bigliettino, ecco qua. Il terzo, allora, vintage, sì, infatti è vintage. Allora, il terzo è quest'altro, sempre in crystal, sono comunque tutti in crystal. Sì, London, eccola qua. E anche qui
piccolo pensiero, una piccola considerazione. E qui è diverso, è tutto blu, quindi un blu sul blu. Così, bella, bella questa confezione, mi piace tanto. E sono gli orecchini, sempre tema, cioè era tutto un set, ecco, per capirci. E questi mi piacciono veramente tanto, sono fermati da un piccolo gommino. Vedete, è trasparente. Vediamo se riesco a mettermelo. Se io... sì, ce l'ho fatta. Vabbè, non metto il gommino e credo che stanno veramente molto molto bene. Vediamo se riesco a mettere anche l'altro. Comunque danno un tocco di luce, secondo me danno proprio quel tocco di luce che manca magari insomma alla completezza al viso, non so se mi sono spiegata, perché fanno veramente molta molta luce. Quasi quasi li tengo, un gommino qui e un gommino là, no, li perdiamo. E questo è il terzo pacchettino con London. Il quarto è questo qui. Sono proprio belli, mi piacciono proprio, ragazze. Ditemi la vostra nell'info box. Ok, sempre blu su blu e mi piace tantissimo, tantissimo. Però questo si apre così. Yeah! Ok. È un tris di anelli che sicuramente non mi entreranno mai. Allora, perché forse sono piccoli. Vediamo se riesco a farveli vedere. Allora, questo è di un bianco con i glitter, quindi tutto brillantoso, no, brillantinoso. Però è un color, come dire... pastello, no, boh, aspettate, vedete? Così, non so se lo vedete perché la luce qui è di qui, vediamo un po' se magari mettendola così, no. Vi garantisco che dentro ci sono i brillantini e che appunto è tutto un color bianco pastello, non so, fantastico, mi piace tantissimo. Peccato che non mi va, piccolino. Ah, non mi va, mi va, insomma, poco poco, sono le dita salcicciotto così, vabbè, peccato, però vabbè, niente, quante volte va bene ancora. Quest'altro invece è molto particolare perché sembra fatto in rilievo e poi invece il disegno è sul fondo. Anche qui facciamo una foto, ragazzi, così ve lo faccio vedere meglio. Sì, però con il flash meglio di no, perché se no non si capisce. Ok, foto fatta. È così, fatto così, bello, molto bello. Ok, e poi c'è l'ultimo semplice giro così, insomma, con diamanti, classica fede, classica fedina, ecco, insomma, anche questo è piccolino, ma vabbè, non è certo colpa loro, ma è colpa mia, ho delle mani salsicce, non sono di tappete, vabbè, ecco, semplice. E questo era il quarto pacchetto, non erano così, però vabbè. Ok, il
il bigliettino che è rimasto sotto. Il messaggio è molto molto particolare. Ecco qua. Qua il quinto è un prodotto che ho fatto scegliere appunto a Dania, perché è una tappa sogni. L'avete già visto sicuramente da Erika, dal mondo di Erika, sul suo canale. Vero mamma che l'hai scelto tu questo? Sì. Vuoi dire alle ragazze perché? Così mi toglie gli altri sogni. Acchiappa i sogni? No. È un acchiappa sogni. Così acchiappa sogni. Acchiappi sogni. Te lo ricordi questo al buio sillu? No. Voglio fare la prova? Sì. Spegniamo la luce. E ci devo pure questo analogico perché questo qui è il tuo preferito. È il tuo preferito? Ah, va. Proviamo a vedere se si illumina, ragazze. Se togli la luce magari forse. Eccolo! Questo? Bello, senti le piume come sono morbide. Vedi, diciamo se... Ecco, qui sotto alle punte, aspetta Daniela, aspetta. Qui sotto alle punte c'è tipo un qualcosina che le renda appunto fluorescenti. Secondo me ci vuole più buio, però sono le perline gialle queste qui che fanno un po' di luce. Gialline verdicciole. Verdicciole. Che cioè, verdicciole? Questi colori. Verdicciole. Oh oh, stai così. Oh oh. Non oh, si vede, stai... Non si vede verde. È vero? Come sono le piume? Tocca un po' queste qua. Queste, queste. Soffice, dillo più forte. Soffice. Soffice. È nostro, dai. Dai, lascia, se non le rompiamo. Soffici. Che bello, bellissimo ragazzi, bellissimo. Lo porterò subito in camera, gli farò prima le foto. Piccolo video magari. Sì, io potrei accendere la luce ora. Sì, mamma, certo. Giustamente. Scusate, mi vedete forse al buio? Però guardate anche gli orecchini come brillano. Guardate. Oh, belli. Però non riesco. Sì, accendi, così accendo anche io la luce che non trovo più il interruttore. Momento panico in casa tutto tondo VD. È Lucifu! Allora ragazze, è bellissimo questo, beh, non ci sono parole per descriverlo. No, l'abbiamo, no, non in questo video, mamma, l'abbiamo già fatto vedere e sono curiosa adesso stanotte quando lo metto, magari vi faccio una foto. Aspettate che accendo la luce. Così o così? Così. È bellissimo. Poi l'ha scelto mio figlio, quindi dà un senso in più a tutto. Ora cerco di riporlo all'interno della sua bustina perché non voglio farlo rovinare. Perché ragazzi, le sue piume sono veramente una carezza d'angelo. Come posso descriverlo? Morbidissime. Morbidissime. E poi vabbè, fatto tutto bene. Mi sono sempre piaciuti, a dire la verità. A me mi piacevano quelli con i ciondolini che facevano rumore con il vento. Però poi era troppo rumoroso. Mi scoccio. Quelli mi piacevano tanto. Mi piacciono tuttora. Però ecco, ogni volta, o quando apri la porta e c'era... Insomma, vabbè, questo. Questo è stupendo, mi piace. Poi, ripeto, è una cosa che ho fatto scegliere a lui. Quindi questo e tutti gli altri che abbiamo visto, li rivediamo velocemente. Qui non c'è niente perché sono gli orecchini e il secondo. Il terzo è il set di anelli. Tac. Il quarto è un anello che è abbinato con gli orecchini e mi ricollego al quinto per... la potrò mai fare stasera, la collana, le collane, queste a due dentro, una più lunga, una più corta. Eccole qui.
giro, vedete? È tutto un completo. Va bene? Ok, questo le dovrò rimettere bene bene perché sennò ogni volta che apro mi si cade tutto. Ok, perfetto. Allora, ripetiamo. L'azienda è la Lares Domi. Vi faccio vedere nuovamente la pagina, quindi andate sulla loro pagina Facebook. Ovviamente vi lascerò tutto giù nell'info box, eccola qui. Vediamo un po'. Il messaggio nuovo, mi serve la pagina Lares Domi, eccola qui. C'è questa foto. Vi lascio giù nell'info box la loro pagina, quindi o i loro social, adesso vedo se hanno altri social. La pagina dei prodotti, vi lascio quello in italiano, sì, perché non so se spedisce anche da UK in Italia, però siccome che c'è anche, se non sbaglio, c'è anche in Italia. Se c'è, comunque vi lascio tutto giù nell'info box, così aprite, leggetelo e da lì poi insomma andate alle pagine che vi occorrono, comunque scoprire anche altri prodotti, perché mi ha veramente per tutti i gusti, e soprattutto chi è amante di questa tipologia di gioielli, quindi vintage, veramente ragazze rimarrete esterrefatte, perché ha veramente delle cose bellissime fatte bene, dei costi anche molto abbordabili. Questi qui è il massimo è 10 euro. Comunque vi lascio tutto giù, senza che vi sto a scrivere a dirlo, ve l'andate a cercare, a vedere che i prezzi sono praticamente nulli al prodotto. Vi do un bacio, vi raccomando, mettete un like anche alla pagina, appunto, del venditore. Ciao ragazze!